Benvenuti alla nuova puntata del GCN Italia Show. Siamo arrivati allo show numero 88, Giorgione. Oggi parleremo di ciclismo e relazioni amorose o famiglie, di come possono convivere queste due cose. Ma prima di iniziare, volevo ricordarvi che abbiamo aperto il nuovo canale GCN Italia Racing, un canale dedicato solo ed esclusivamente al mondo delle corse. Quindi, se non l'avete ancora fatto, andate a vedere lo show, il primo show uscito ieri. Mi raccomando, iscrivetevi a questo nuovo canale e attivate la campanella per le notifiche. Iniziamo lo show. Lead Story! La passione per la bici lo sappiamo bene, inizia a prenderti sempre di più, e si arriva al punto in cui non se ne può proprio fare a meno, in cui è impossibile rinunciare all'uscita con gli amici o anche in solitaria, alla sudatina, alle 2 orette, comunque allo stare in bici. Il problema però è che tante volte si sacrificano un po' gli affetti, le relazioni sentimentali, la famiglia. A quel punto però il partner, la partner non sono molto felici e questi rapporti piano piano iniziano a deteriorarsi, a incrinarsi. Diciamo che è una cosa che capita soprattutto a chi scopre la bicicletta, non dico in tarda età, però dopo i 25-30 anni. E di solito uno che si appassiona al ciclismo in quell'età si appassiona veramente tanto, diventa quasi una malattia, tutte le domeniche sono dedicate al ciclismo, tutti i ritagli di tempo della giornata fuori lavoro sono dedicati all'allenamento di un'ora, un'ora e mezza, strada su rulli, e quindi poi diventa difficile conciliare questa cosa con il proprio partner, la propria partner che magari ci ha sposati prima di sapere di questa passione nata così Esatto, all'improvviso. esatto. Il problema è quando la nostra compagna o compagno non hanno nessuna intenzione di pedalare con noi, non vogliono, oppure ci hanno provato e è una cosa che non gli piace, perché non è obbligatorio trovare passione nella bici, nel ciclismo, Ma anche nel quindi guardarla, magari, perché magari neanche. ci si addormenta a guardare una corsa in Sì, televisione, poi. so, ma quello è un problema anche risolvibile. Il problema è proprio quando uno dei due ha voglia di uscire e di pedalare, e quindi anche la domenica magari, che o il sabato, sono giorni dove non si lavora, c'è cioè più tempo per fare lunghe uscite, il partner è a casa. Tante volte io conosco degli amici che hanno compagne che non sopportano questa cosa, che magari la domenica devono aspettarlo a pranzo perché si è dilungato troppo E nell'uscita. quindi come si può fare, Maranga? Sì, un po' di consigli, cosa si Cosa può si può fare? fare? Allora, la prima cosa che io consiglio è quella di provare. Non gli piace, ok. Proviamo ad agevolare questo approccio alla bici, magari con un e-bike, Esatto. Giorgione. È un buon modo per iniziare per chi non ha proprio intenzione di fare fatica, almeno inizialmente. Poi c'è sempre il problema di no, non vado in bicicletta, mi fa male il sedere, no, mi fa male la schiena, il collo, le braccia, fa male tutto, quindi iniziare con un e-bike, con una posizione molto rilassata, magari da mountain bike, dove si riesce a stare belli, belli alti col busto, potrebbe essere un qualcosa per iniziare a praticare questo Almeno sport. nell'uscita domenicale, lo so, dovrete magari rinunciare a qualche uscita di quelle cattive che fate con gli amici da 4-5 ore con 3.000 metri di dislivello. Qualche domenica proviamo ad andare incontro al compagno o compagna e a fare un'uscita di Ma anche bike. perché poi lo sapete anche voi, uno sport che poi fa crescere la passione. Anche chi non avreste mai pensato che avrebbe potuto iniziare a fare questo sport, magari poi si appassiona anche con un e-bike. Quindi, cioè, dare merito alle e-bike di questa cosa, poter avvicinare le persone Però maggiormente. negli appassionati, no, che praticano il ciclismo, ci sono quelli che fanno gare e quindi che cercano la performance ad ogni costo. Vogliono andare a correre la Gran Fondo o il circuito della domenica ed essere competitivi, andare molto forte. E so per certo, anche qui io non ho degli amici o persone che conosco, che per raggiungere la massima performance non fanno l'amore con la propria. No, ma non ridere, ma è così, ma è vero. No, sono Perché quei miti pensano che sfatati da tempo ormai, però sì, c'è sono. ancora Esatto, sono chi ci fissati, crede. sono convinti che se non fanno l'amore vanno più forte la domenica. Ma questo, ragazzi, togliamocelo dalla testa. Io conosco corridori professionisti molto forti, non faccio nomi, che praticano, senza esagerare, ovviamente, non è che uno deve fare 2 al giorno. Però con le 2 o 3 a settimana, Come sei minimo sì. bello, Anna, quando parli di queste Ma la cose. verità, minimo sindacale, la prestazione, la performance
non cala. Quindi, ragazzi, già, non preoccupatevi. Già, no, già le mogli sono indispettite perché il compagno va a fare la gran fondo, va a fare esci in bici con gli amici. Se poi ci mettiamo anche che il compagno non vuole fare l'amore per andare più forte in bici, poi non vi lamentate se la donna vi lascia. Quindi, no, non è un argomento serio perché ci sono problemi. No, serio, mi viene da ridere problemi. Perché c'è chi crede a questo, però sì, sicuramente è serio, si possono nascere dei problemi. Perché sì, perché alla fine quando una coppia nasce, l'ideale è si lavora, poi esatto. Il tempo libero si sta insieme. Il ciclismo, se piace praticarlo soltanto uno dei due, è ovvio che divide anche nei momenti liberi. Quindi sarebbe bello evitare questo. Quindi pensateci, non ignorate il problema. Se il vostro partner vi fa notare che siete sempre più assenti, non vi date più tempo, è meglio magari gestire meglio le cose, organizzarsi, piuttosto che far saltare le coppie, soprattutto se ci sono di mezzo dei figli. Quindi questo sì che è serio, attenzione. Poi, a mio parere, una cosa che potrebbe aiutare il vostro partner a appassionarsi un pochino al ciclismo potrebbe essere anche il nostro canale, perché no? Se voi seguite GCN Italia, magari noi cerchiamo di dare un taglio divertente, ironico, facciamo scoprire un lato diverso del ciclismo, della bici, e chi lo sa, man mano. Anche perché ora da questo show in avanti, su GCN Italia verranno presentati soltanto i contenuti, diciamo appunto lo show, i contenuti come fare, manutenzione, i video della domenica divertenti, come compagni elemento da evitare, tutta la parte racing relativa alle gare, alle biciclette dei professionisti, le interviste, l'anteprima delle corse e dei percorsi, saranno tutti spostati sul nuovo canale GCN Italia Racing, che appunto vi invitiamo anche qui ad iscrivervi, è nato ieri con il primo show. Quindi separando le due cose magari uno si potrebbe anche appassionare di più. Ce n'è per tutti i gusti, esatto. Abbiamo puntato anche sull'intrattenimento in qualche puntata, come la puntata che è uscita domenica scorsa, che è puro intrattenimento, sì. Che ho cercato di far ridere. Comunque tra l'altro questo ne usciranno altre due di compagni della mente, immaginate 5 in tutto, ne devono uscire ancora esatto, due. Quindi ancora due. Comunque tutto questo per dirvi che il ciclismo ha varie sfaccettature, dovete cercare di presentarlo alla persona che vi sta al fianco nella maniera giusta, deve essere bisogna fargli capire che è anche divertimento, non è solo spingere, fare fatica e crepare sulla bici, quindi questo è importante. Proviamo a chiedere magari qui sotto nei commenti com'è la situazione per ognuno di voi, se volete spiegarci un po'. Però quanto è difficile gestire la relazione. O quanto è facile magari, esatto, se una coppia come Alan, che è la sua compagna, la bici, la mia compagna, sì, la mia ragazza anche lì è innamorata della bici, aveva la dipendenza dell'uscire in bici. E quindi poi non abbiamo figli, quindi abbiamo anche più tempo libero. Chi ha figli deve gestire in modo diverso. Comunque fatecelo sapere nei commenti. Flash news o notizie veloci, vedete voi. Il giapponese Hiromu Inada, a 87 anni, vuole migliorare il suo record di uomo più vecchio in assoluto a portare a termine un Ironman. Pensate che ci è riuscito l'ultima volta nel 2018 al mondiale a Kona, alle Hawaii. Incredibile, chapeau Hiromu, chapeau. Una notizia di mercato: Q-Eyewear, un'azienda che sponsorizza Vincenzo Nibali a livello di occhiali, ha deciso di lanciare nuovi modelli Spectro e Demos Performance, quindi siamo curiosi di vedere come saranno questi nuovi occhiali, magari li indosseremo anche noi in futuro. Chi lo sa, tutto è possibile. Un'altra notizia interessante: nel 2022 la Partie, il patron del Tour de France, ha annunciato che potrebbe esserci finalmente il Tour de France femminile, quindi speriamo finalmente si affiancherà al Giro Rosa, quindi una bella novità, speriamo che potrebbe possa concretizzarsi questa cosa. Una svolta, anche perché la SO organizzare eventi molto brava, sì, non si può dire niente, hanno magari ci possono essere difetti in tutte le organizzazioni, però se puntano a fare un evento del genere donne sarà una cosa fatta. Dovrebbe in essere grande, la volta finalmente che il ciclismo femminile possa arrivare a livello di quello maschile, speriamo. A livello di stipendi, di immagini, tutto quanto. Allora, ce lo auguriamo. Chi ci si avvicini sempre esatto, di più. Esatto. Per quanto riguarda il GCN Race Pass, il nuovo modo per vedere le corse, vi comunichiamo che ovviamente il Tour de France sarà visibile anche per tutta la settimana e il 6 settembre verrà trasmesso il Tour du Dops. Grazie alla collaborazione con MacOff abbiamo il piacere di annunciarvi che regaleremo un'idropulitrice, un prodotto specifico per lavare la vostra bici senza rovinare i cuscinetti, rimuovendo ogni sorta di sporco, fango, sporcizia, tutto. Per partecipare a questo concorso dovete cliccare sul link in descrizione. Il concorso sarà valido dal 1 settembre e terminerà alle 10 di mattina dell'11 settembre.
Cycling Inspiration, ciclismo ispirazione, la sfida delle foto caricate sull'app di GCN che fanno vincere ricchi premi, cioè premi belli, dai, dai. Ricchi, terzo però. Posto, un paio di calzini per Beck, foto scattata sulla forcella di Lavaredo con un paesaggio immerso nelle nubi cariche che di lì a poco si sono scaricate. Che spettacolo, dire che l'ha presa l'acqua. Anche, è stata la bici lì, prima che arrivasse l'apocalisse. Ecco, io adesso faccio il precisino. Fatele in orizzontali queste foto, non in verticale, che sennò non si vede ma niente. Ma sai che Inspiration non so, è il parco però, bici, sai, Giorgio. Ci tengo, c'è un po' di qualità nelle foto, dai. Niente, mi è piaciuto il soggetto, c'ha ma... c'ha la fissa, arrivare. Vabbè. La seconda leggo io. Secondo Vai. Posto che vince un paio di calzini. Cappellino. Sorry, scusate. Allora, Ettore Franzin, con questa descrizione, un fotografo sta immortalando il tramonto, ma io dovevo finire le mie SFR. Ah però. Beh, SFR sono bei colori. Mi sembra una pendenza minima per fare SFR. Poco scusa, importante. Però la foto è molto bella. Bella, davvero. A vincere la maglietta di GCN questa settimana è Sergio 88 con questa foto. Wow. Oggi abbiamo fatto un giro bellissimo sulle Dolomiti di Sesto, posti top anche con il meteo avverso. Il ciclismo libera la mente, cartolina dal lago di Landro. Questa è una foto da cartolina, bella, bella davvero. Complimenti. Facciamo la nostra solita menzione al parco bici. Vediamo qui quello che ha sbagliato a mettere la posizione. No, questa è una foto bella, c'è addirittura anche lo sfondo che non è male. Davide Antonini. Angolazione. Quando l'SFR ti regalano anche dei paesaggi oltre al resto, come De Rosa Merak 2020. Avrebbe potuto partecipare anche alla Cycling Inspiration. Vedi, preciso, questo... c'è anche il cavallettino che la mette lì. Ma che bravo. Prospettiva bravo. Perfetta, in mezzo a due colonne. Così si fanno le bravo. Parco bici. Hai fatto contento anche Giorgione, guarda com'è felice. Continuate a caricare le vostre foto sull'app GCN. GCN Italia Tech o Tecnologia, vedete voi come preferite. La domanda di questa settimana è di Elena Fusato. Ciao ragazzi, ho due domande per voi. Quando si cerca di battere un record, come può essere quello dell'ora, la bici deve essere tutta approvata dall'UCI o no? Direi di sì. Non solo la bici, anche il body, le calze, il casco, tutto deve essere approvato dall'UCI. Il record neanche l'ombra. Cioè, è uno sforzo inutile, sì. Muori per niente. Vai con la seconda domanda. La seconda domanda, perché se su pista si usano entrambe le ruote lenticolari, non le usano anche su strada, nonostante tutti i vantaggi che portano? Risposta principale è che le ruote lenticolari si oppongono molto alla resistenza del vento laterale, quindi se c'è vento laterale, come si vede su strada, diventa complicato guidare la bicicletta. Quindi nelle prove a cronometro vediamo la ruota il posteriore. Il posto vivo lo troviamo in un altro no, stato. Si è visto proprio. Sentiva vento. Si è visto gente decollare con le ruote ad alto profilo quando c'era vento forte laterale. Le lenticolari sarebbero state improponibili da utilizzare. Si è visto partire a volte in corse completamente senza vento, quando c'era veramente completamente vento senza assente. Vento, delle lenticolari con quattro fori o tre fori, che quindi avevano i vantaggi quasi di una lenticolare, ma lasciavano passare un po' di aria, che il problema è che se arrivava un vento laterale... No, ma valutato il vento sempre, sì. Perché alla Vuelta 3-4 anni fa ci furono corridori che si fecero male, perché tirava vento forte, insomma, cioè stare attenti. Il motivo comunque è questo, le lenticolari sono più efficienti, le ruote a disco, come meglio dovrebbero essere chiamate, più efficienti, però c'è un grosso problema col vento laterale. Continuate a scrivere le vostre domande con l'hashtag GCN Italia Risponde. Scrivete i tuoi commenti. Andiamo al nostro rituale della lettura di alcuni vostri commenti, iniziando con Damiano Cogo. Ridateci zitti tutti, sta per iniziare il GCN Italia Show. Hai ragione Damiano. Hai ragione, è un po' che non ci arrivano video. A meno un anno. Però un adesso anno che non si fa. Con l'app c'è una sezione apposta, quando cliccate sul pulsante più centrale in basso di caricamento esce la sezione Welcome to the GCN Show. Se li caricate lì, noi li prendiamo e li mettiamo all'inizio di ogni è show. È molto più comodo anche per noi per prendere, ritrovarli. Prima ci arrivavano su Instagram da me, non su si riusciva a scaricare, da Giorgio, un casino. Adesso abbiamo l'app e caricate il saluto lì. Zitti tutti, sta per iniziare il GCN Italia Show. Però può essere anche un altro tipo di saluto, basta che ci quello sia volete. GCN Italia Show, quello che volete. Nicky Caddo 02. Quando guardi il video e ti dice ancora nessuna visualizzazione, ti rendi conto di essere un fan assiduo? Sì, Niki, bravo. Sono tanti che commentano, primo, secondo, sì, ottavo. Sì, è una gara, ragazzi. Comunque, fa piacere.
Davide Vincenti. Comunque, eccala. Comunque, Brambo, nel primo GC in Italia Show avevi promesso di levare un po' di massa dai 97 kg, ma al momento pare che non sia ancora cambiata la situazione. Entro il 31 dicembre vogliamo almeno 7 kg in meno. Giorgione, continuate così, complimenti per i video che sono meravigliosi. Grazie Davide. Comunque è colpa tua che fai delle promesse che poi non riesci a mantenere. Cioè adesso lo però, so, pesante. Caliamo questi kg. Ma mi trovo bene così, ma mi sto così bene. Sto bene. Sei lì, sei un cotechini in quel completino di GCN. Quello sono passato dal grigio al rosso. Vabbè. Sulla pancia e si vede un po' di scherzi più. Scherzi a parte, adesso quando Giorgio sarà mentalizzato magari ci facciamo anche una puntata sul suo percorso di dimagrimento. Comunque adesso non continuate però a stressare, perché dai, dopo mi si innervosisce il giorno, non è bello. Calerà, comunque il suo lavoro lo fai, no. Ma ci vuole quello bravo, atletico e forte, quello che fa un po' ridere, che è un po' più cicciotto. Se no, scusa, se no siamo troppo impostati. Non cambia niente, solo il nostro, bisogna essere un po' più alla mano, dai. Il nostro pubblico che pretende, però ragazzi, siamo tranquilli, piano piano vedremo. Dai, vai a leggere Simone. Simone42, Giorgiana rispondono. Innanzitutto complimenti per il video, siete sempre migliori. Ho iniziato ad andare in bici con costanza da circa un paio d'anni, prima giocavo a calcio. E nonostante il ciclismo in sé sia uno sport bellissimo, mi manca molto la sensazione di transagonistica che si prova durante una gara. Quindi sto pensando il prossimo anno di partecipare a qualche gran fondo e perciò da questo inverno ho intenzione di iniziare ad allenarmi seriamente, puntando giusto a non fare schifo. Dove posso trovare delle tabelle di allenamento valide, serie ed affidabili, esercizi specifici, eccetera, eccetera, per migliorare le qualità dei miei allenamenti in modo da essere preparata alla gara? Grazie mille in anticipo e complimenti ancora. Allora Simone, le tabelle le trovi un po' dappertutto, quelle generiche insomma che possono andare bene per tutti, anche noi abbiamo fatto alcuni video in cui spieghiamo alcuni esercizi che si possono fare, che non si possono fare. Il problema grosso della preparazione è sempre capire che cosa serve a te e quando ti serve per qualcosa, è soggettivo. In linea generale il consiglio che ti posso dare è che più fai fatica a fare un esercizio, un lavoro specifico, e più probabilmente ti serve fare quel tipo di lavoro. Questa è proprio una regola. Esatto. Se fai fatica a spingere tutta due minuti, probabilmente ti mancherà la potenza lattacida, quindi allenati su quella. Se fai fatica a tenere 20 minuti di salita, probabilmente ti mancherà l'FTP, la resistenza aerobica ad alta intensità. Quindi insomma, dove fai più fatica, probabilmente allenati un po' di più, potrebbe aiutarti a migliorare. Abbiamo fatto anche un video che uscirà a breve sul sapersi allenare a sensazione, cercare di conoscersi bene e di capire quello di cui abbiamo bisogno. Comunque uscirà a breve, lo vedrete. Andrea Milesi, una domanda: cosa ne pensate del fatto che non è stato disputato il campionato italiano in linea femminile nonostante ce ne fosse la possibilità? All'estero le donne hanno corso, qui le si farà correre probabilmente a fine ottobre. E già immagino l'attenzione dei media, basti pensare a Giro Rosa. A parole c'è più attenzione per le donne, ma in pratica siamo ancora il fanalino di coda dell'Europa che conta. Sinceramente a me Giorgione ha fatto un po' arrabbiare questa cosa qui. C'era la possibilità, c'erano le date per poterlo fare. Non capisco perché bisogna metterla il giorno di Halloween, il campionato italiano donne. Cioè, non so, bisogna capire bene cosa è successo, però non ti sappiamo dare una risposta. Ci chiede cosa ne pensiamo. Pensiamo che sarebbe bello farlo lo stesso giorno, perlomeno lo stesso weekend di gara. Esatto. Così non ha molto senso. Meglio fare un piccolo sforzo e magari riuscire a incastrare nel campionato italiano dei professionisti. A discolpa c'è da dire che è un anno un po' particolare, però insomma il resto d'Europa sono riusciti, potevano riuscirci anche noi in Italia. Magari il giorno più, il sabato, il giorno più. Poi no, è più facile dirsi che a farsi, perché uno che organizza tante cose a cui pensare, però io sono contrariato sul fallire italiano donne ad Halloween, non esiste, dai, vabbè. Andiamo avanti. Ivan Bazzan, Maranga, a un certo punto della telecronaca Rai hanno detto che Oss aveva allenato la ragazza per passargli la borraccia, poi hanno inquadrato te definendo il massaggiatore Bora che l'aveva sostituito. No, ma il giorno prima mi sembra che la Rai faceva un sopralluogo e ha visto Dani che insegnava all'amorosa a dare la borraccia. Poi alla fine, sono arrivato anch'io, ho detto mi metto a disposizione di Daniel per amicizia e l'ho fatto, ho fatto il rifornimento, però non lavoravo per la Bora, lavoravo per Daniel, per un amico, insomma. Vai Giorgione. Aaron Belli, scusate ragazzi, non c'entra molto, ho appena visto una compilation di momenti divertenti di Sagan su YouTube. Ecco, sarebbe divertente che voi facciate una sorta di reaction a questi video. Tra l'altro, Giorgione, io nel 2012 ho fatto un video di 50 secondi con Peterone molto divertente che si intitola
Never Say No to Peter Sagan. Cioè, andatelo a vedere. Perché non l'ho mai visto nemmeno io. No, faremo. Sono 50 secondi. Un video vecchio, però dai, piacevole. Poi si potrebbe fare. Sì, i video sono, reaction, non l'abbiamo mai fatto. Il problema è avere poi i diritti per far vedere questi video. Perché, No, per quello che non l'abbiamo mai fatto, forse. Vabbè, andiamo avanti. Ferrari Super, buongiorno. Buongiorno. Una domanda che non c'entra con il video. Ho graffiato lievemente il mio telaio in carbonio e ho un po' di paura che si rompa, perché c'è voce che a causa dei raggi UV le fibre si rovinino. Devo preoccuparmi o posso ospedalare tranquillo? Ma se hai graffiato la vernice e il carbonio non è rovinato, non penso che ci siano problemi. In ogni caso si può far... Se il danno è questo, si può far aggiustare e riverniciare, sì, volendo. Non costa pochissimo, ma neanche costa comunque meno di un telaio nuovo, quindi vale tutta la cosa. C'è chi aggiusta il carbonio se il danno è questo. Sì, sì, di questa entità si può aggiustare senza problemi. Alberto De Martini. Quanto conta prima di una gara liberarsi? Vedete che quando scegli tu i commenti. Quanto conta prima di una gara liberarsi di intestino? Oltre alla scomodità e al fastidio in sé, si rischia di portare dietro anche un po' di peso extra in questa pancia, cioè è un problema. Sì, quello è vero. Si prendono provvedimenti particolari o accorgimenti come diete o integratori specifici? Grazie, siete il topolo. Io parlo della mia esperienza, tu parli della tua. Se dobbiamo, va bene. No, nel senso che io prima della gara avevo sempre quella sorta di tensioncina, di piccolo stress. Parli anche per me allora, e io che facevo andare. Andavo, cioè dopo aver fatto quella canonica della post-colazione, la facevo anche una o due volte prima della partenza. Quindi così partivo tanto no, però. Una volta prima della partenza, sempre. Quindi partivo bello libero, bello sgonfio. Sì, quello è vero, comunque la tensione aiuta a liberare l'intestino. Quindi anche tu dici come me. Sì. Vabbè, Silvano, quindi nessuno, pane e acqua, senza integratori, senza integratore. Solo con un po' di stress. Silvano M. Alan logorroico che parla sopra Giorgione, non l'ho capita, cioè non vedo tutta sta differenza con una normale puntata di GCN. Vabbè, è capitato che ti ho interrotto, sono stato logorroico. Durante il lockdown quando registravamo separati, però adesso che siamo insieme gestiamo bene i tempi, non mi interrompi spesso. Intanto mi viene da intervenire, quando ce l'ho lì non lo faccio finire, è vero. Correggendo anche questo piccolo... Non è vero, non sei logorroico, ti voglio bene, Ale. Grazie, Giorgione. I commenti sono finiti comunque. Continuate a commentare. Mi raccomando. Sondaggio della settimana, finalmente abbiamo il nome per i nostri amati fans. A vincere, e il sondaggio della settimana scorsa, tra impattati e salumieri. Vincono gli impattati 55% su 45% verso i salumieri. Quindi siete i nostri cari impattati. Inizieremo gli show sempre così, cari impattati. Impattati, mi piace impattati, sono rimasti impattati soprattutto nel periodo quarantena. Andiamo con il sondaggio di questa settimana, di questa puntata. Potete votarlo sempre sull'app GCN, vi diciamo già la domanda e le possibili risposte che sono: quanto piace il ciclismo al tuo partner? Prima risposta, tantissimo, usciamo sempre in bici insieme. La seconda è... Va bene, ma devo tornare per pranzo, sai. Va bene, ma comunque devo tornare per pranzo. La terza è: va bene finché gli dico quanto ho pagato la bici. Di così così. Poi la quarta è: sono costantemente a rischio separazione. Cioè, continua a giocare col fuoco perché il partner non è d'accordo e quindi è sempre lì che rischia. Fateci sapere, rispondete a questo sondaggio sull'app GCN. Votate. Caption Challenge, la sfida sentimentalmente complicata delle didascalie. Sì, mi attacco giusto, al tema di oggi. Tra l'altro anche la foto si presta per il sentimentalmente complicato. Sì, c'era la mamma di Luis Leon Sanchez con la mascherina che prova a baciarlo, a baciare il suo figliuolo. Il commento che vince questo, Massimo Smarra, l'uscita da scuola, dai mamma smettila che ci sono i miei amichetti che guardano. Cioè Luis che si copre perché non si vergogna dei suoi amichetti. Massimo, ti arriverà la borraccia. Andiamo a vedere la foto invece di questa settimana, molto retro. Qui c'è un Jan Ulrich che al Giro d'Italia viene salutato Jan, da una fila di vecchietti. Proprio Jan, il polpaccio è suo, pensa a te, che foto. Bella, bella. Vai, sfogati, vai ragazzi, commenti. Io non sono allenato a creare caption divertenti, quindi via con la sfida.
siamo arrivati alla conclusione anche di questo 88esimo GCN Italia Show, caro Giorgione. Come sempre, un bel like, commentate, condividete questo show con i vostri amici, iscrivetevi al GCN Italia, ma anche a GCN Italia Racing, mi raccomando, ricordatevi, e arrivederci alla prossima puntata. Ciao! Ciao ciao! Il giapponese Hiromu... che permettono il Chromecast e l'Applecast.